Il dormiente. È così che i mongoli chiamavano coloro che nascevano con il dono di parlare e comprendere i cavalli. Ho capito, nonno. Basta con le favole. Che hai fatto? Nuovo stile? Un'altra volta. In tutte le altre materie è un disastro. Ma in religione hai la sufficienza. Non potrò più venire al campo estivo. Cosa? Abbiamo deciso. Passerai l'estate da tua nonna. Al cimitero. Non quella, l'altra. Sicuramente tu sei Mika, la ribelle che ha bisogno di essere domata. La tua classe? NC. NC? Non cavalco. Allora benvenuta a Kaltenbach. La nipote della Kaltenbach si è addormentata nella stalla. Dove esattamente? Da Windstorm. Mika, devi capire che quel cavallo è pericoloso. Se l'hanno chiamato Windstorm, c'è una ragione. Non voglio assolutamente che vada in giro da sola e rischi di farsi del male. Certo, signora Kaltenbach. Sam, Archibald si è innamorato di una mucca. Lui è come uno specchio. Mika sa ascoltare quel cavallo. Mika non ha mai dimostrato interesse per i cavalli. Windstorm è irrecuperabile. Non è vero! Riesce a sentirlo. Poche persone hanno questa capacità. So che vi deluderò, ma io ora so in cosa posso essere brava. E se partecipassi al torneo? Nessuno riuscirebbe a cavalcare in 4 settimane. Sono pronta! Prima di salire su un cavallo è necessario conoscere bene 3 cose. L'equilibrio, il ritmo, la coordinazione. E il punto 4? 4? Ma non erano 3? La perseveranza! Non ho mai visto nessuno che sappia cavalcare come lei. Ora sei pronta. Che si fa oggi? Fate quello che vi riesce meglio. Volare!